Buonasera, ciao amici di Dove Mangio FVG. Sono Roberto, siamo al 50 Lagoon Lounge di Grado, un nuovo locale che assieme all'amico e socio Teo abbiamo attivato dal 14 maggio, quindi una nuovissima attività in una delle più belle location di Grado, proprio sul porto Mandracchio. Per voi questa sera, assieme al nostro chef Livio, prepareremo e vi dimostreremo una ricetta molto semplice, una ricetta di canolicchi o capelunghe, come si definiscono in dialetto gradese. Abbiamo scelto questa ricetta per il semplice fatto che è un prodotto nostrano, naturale, freschissimo, che viene più delle volte utilizzato fatto alla griglia o al forno gratinato. Con questa ricetta vedrete che si possono gustare in una maniera completamente differente, proprio per assaporare un gusto nuovo, ma allo stesso tempo anche tradizionale. È una base di olio, mi raccomando, olio di semi, e aggiungete anche un po' di olio di oliva, perché su queste preparazioni l'olio di oliva coprirebbe troppo il gusto anche del canolicchio o della capelunga. A freddo, in una pentola, mi raccomando, sempre a freddo, olio e un mezzo cucchiaio di farina 00. Si amalgama il tutto a freddo, questo voglio ricordarlo perché diventa fondamentale, altrimenti la farina dopo vi farà dei grumi nel momento della cottura, e si crea con un mestolo di legno chiaramente questa crema, fino a quando viene bene amalgamata e diventa di un colore giallino. Fatto questa prima preparazione a freddo, fuoco abbastanza forte, deve esserci per il brodetto, serve sempre un fuoco bello vivace, e due spicchi d'aglio. Si fa rosolare l'aglio, si butta via l'aglio, dopodiché si buttano immediatamente dentro le capelunghe. Questa è la prima fase. Una mescolata velocissima di tutto quanto, e il segreto principale, fondamentale, che non dovete mai trascurare, è recuperare durante la preparazione delle capelunghe, quindi durante la loro pulitura, tutta l'acqua che esce durante questa fase. Acqua di mare, l'acqua della capelunga che aveva al suo interno, che filtrerete e terrete in un contenitore a parte. Nel momento in cui saranno rosolate, basta pochissimo, nemmeno un minuto, aggiungete subito l'acqua che avete recuperato delle capelunga e continuate a mescolare. Non deve avere una cottura lunghissima, perché più si cucina la capelunga più dura diventa, parliamo veramente di un paio di minuti. Quindi una volta aggiunta l'acqua continuate a mescolare e date una bella aggiunta di pepe, un bel pepe aromatizzato e che quindi dia ancora un po' di più spinta, come nella vera tradizione gradese. A quel punto, dopo un paio di minuti, il vostro brodetto di capelunghe è pronto e può essere servito in mille maniere. Noi lo serviamo molte volte come aperitivo all'interno di un bicchierino con un piccolo crostino di pane, lo potete servire in piatto con una buona polenta in tutte le maniere, che può essere una polentina tenera piuttosto che anche una polenta tradizionalmente brustolata, perché anche quella fa parte della tradizione non solo gradese ma di tutto il Friuli Venezia Giulia, e quindi in queste maniere lo potete assaporare sia come antipasto ma anche come un secondo. È bellissimo, anche divertente in caso di cene fra amici o d'altro, anche servito su un bel crostone di pane fatto alla piastra, e quindi una volta piastrato una bella mestolata di capelunghe di boretto sopra, da assaporare così in maniera semplicissima.